Siamo a Castelnuovo nei Monti al termine dei campionati italiani basket sordi 2023. È stato un altro importante evento ospitato in Appennino Reggiano grazie al comune di Castelnuovo, grazie alla regione Emilia Romagna e con noi il sindaco Enrico Bini. Come sono stati questi tre giorni? Direi molto emozionanti, è stata un'esperienza come sempre bellissima perché il confronto con le squadre della Federazione Nazionale Sport per Sordi sono eccezionali loro, ci trasmettono tanto calore, tanto affetto, quindi per noi è un'esperienza positiva che continua e continuerà per tutto questo anno. Grazie tante alle squadre partecipanti e agli organizzatori. Ci sono stati, sindaco, dei momenti di coinvolgimento della nostra comunità di Castelnuovo dei Monti molto importanti. Quali sono stati e come li ha vissuti la comunità? Molto bene, con tanta emozione, perché il fatto che i giovani dell'LG, l'Under 13, che cantano con il linguaggio dei sordi l'inno nazionale è la cosa più bella. Abbiamo già visto a Felina durante i campionati delle bocce, dove le scuole di Felina hanno fatto la stessa cosa. Devo dire che la comunità sta rispondendo positivamente a questa esperienza di confronto e di incontro con le nazionali e gli sportivi della Federazione Sport per Sordi. Quindi bellissimo quel momento, ci ha commosso e ci ha fatto piangere. L'evento, questi tre giorni, sono stati il bilancio molto positivo perché le società presenti, erano tre, sono venute incuriosite dal paese, alcuni erano già stati qui perché la nazionale maglia azzurra aveva giocato qua, alcuni nuovi si sono spostati per la prima volta, il territorio è molto bello, poi anche il campo, hanno trovato tutto. Non ci sono stati problemi improvvisi, il livello è stato molto alto, sono state presenti le autorità, il sindaco, erano tre squadre partecipanti quest'anno, per la prima volta dopo tantissimo tempo erano tutti giocatori italiani perché c'erano anche in tempi precedenti stranieri. Sono stati molto contenti, l'obiettivo della federazione è che ci sia uno sviluppo di giocatori, la crescita dei giocatori giovani maglia azzurra, perché la prospettiva futura sia di migliorare all'interno della squadra nazionale. A livello tecnico sono stati premiati, hanno lottato benissimo tutte le squadre, ci sono state vittorie e qualcuno ha perso. Qualcuno ha giocato bene perché i giocatori non erano tutti presenti, però hanno dimostrato ugualmente di impegnarsi e di lottare per ottenere comunque un buon posto. Bisogna sapere che io sono qui da 4-5 volte e ho sempre trovato un'atmosfera più che altro fantastica, di ospitalità, di calore e soprattutto di sensibilità e amore per lo sport, in particolare riferimento per lo sport dei sordi. Ecco, allora, è stata la prima volta che abbiamo organizzato il campionato italiano qui a Castelnuovo dei Monti. Io posso solo dire che ho lavorato tranquillo, non c'è stato nessun problema, ci siamo divertiti tutti quanti, anche perché ero supportato da uno staff all'altezza della situazione qui, quindi è stato tutto veramente bello. Non posso essere molto contento di tutta questa cosa. Non vedo l'ora di riprovare qualcosa di nuovo con voi.
stata una bellissima, perché è il primo campionato italiano di basket a cui prendiamo parte, qui a Castelnuovo nei Monti. Molto bello, emozionante e anche soddisfacente. La locazione, tutto l'impianto sportivo, in toto. Quindi il risultato possiamo dire che è positivo, anche tutta la nostra squadra. 100% soddisfatti di questa esperienza. È una bella domanda questa, perché qualche 6 mesi fa abbiamo rischiato di non esserci nemmeno. Abbiamo lavorato molto dall'inverno fino adesso, quindi 6 mesi, con diversi raduni, molti raduni ci sono stati per cercare di reperire gli atleti che partecipassero insieme, che avessero i requisiti adatti a partecipare a questi campionati di basket. Quindi proprio è stata una ricerca, proprio un setacciamento, i raduni, perché gli atleti sono tutti di Pesaro, si trovano a Pesaro come raduno, ma vengono da diverse parti d'Italia. Il lavoro della nostra società è proprio quello di riunire periodicamente e controllare tutti gli atleti nelle rispettive società, come si comportano, diciamo, quelle normodotate. Per quanto riguarda sul campo, io ho capito, ho visto la mia squadra che iniziava a crederci subito dal primo minuto, dalla prima partita. Spesso è l'approccio decisivo che decide, subito l'approccio iniziale. È la prima partita, perché è quella, le prime partite che decidono tutto il risultato, il piazzamento finale. Ed è poi alle spalle abbiamo un anno di lavoro, quindi è una partita, c'è tanta pressione. Ci sono dentro le emozioni, le pressioni interne, la paura di sbagliare. Io ho visto l'approccio molto positivo dei miei compagni di squadra. Da quello abbiamo cominciato a crederci. Io per primo, fino al quarto tempo. A Castelnuovo abbiamo fatto una gita a vedere la pietra di Bismantova. Abbiamo fatto un'escursione anche in diversi posti, abbiamo visto le zone. Ecco, ci siamo ripromessi di tornare come turisti, perché il tempo non è stato sufficiente per visitare tutto i dintorni.